Buonafaccia a tutti ragazzi, qui è Cane Lupo e bentornati a una nuova Cane dei Cook. Ragazzi, in molti mi hanno chiesto, in moltissimi mi hanno chiesto di portare Singed. Guardate qua le cuffie, che cosa mi hanno fatto. Holy shit. In moltissimi mi hanno chiesto di portare Singed e io ho deciso di portarlo perché anche vorrei impararlo a giocare. Vorrei anche impararlo a giocare. Già l'ho giocato in streaming ed è andato 1-8, 1-8, 1-8, però sento, ho vinto perché sono troppo forte. E adesso lo porterò su YouTube. Ragazzi, però vi do di una cosa. Ieri c'è stato un video di 4 minuti. Io non so adesso come sia andato perché sto facendo questo video la mattina del video di quando deve uscire quel video di 4 minuti. So che è un video corto. So che voi non siete abituati, magari siete abituati a 10 minuti di editing, 9, 8 minuti, ok? E quelli erano 4 minuti. Voi direte, cazzo, Canelo ha fatto un video di 4 minuti. Che sta succedendo? Semplicemente, ragazzi, ve l'ho detto che ve lo fa quella volta, una volta a settimana, di cercare di importare quel tipo di video. Mi aiutano a editare dei fan, i quali ringrazio tantissimo, veramente, per lo sforzo che fate, guys. So quanto è faticoso e vi ringrazio tantissimo. E spero che non l'abbiate presa male, che sia stato solo un video di 4 minuti, ma per me era veramente bello come video. Ci ho messo veramente tanto impegno, quel ragazzo. Tantissimo impegno. Ci ho messo tipo 5 giorni a farlo e. Wow. Swap lane. Swap lane, ma che cazzo è questo? Swap? XC. GL in botte, lazzo. So, questo è l'Azurial. Non so se lo conoscete. It's a bloggy, bloggy. Che non si legge bloggy. Questo vuole un pull, mi tocca pullarlo. Tanto c'ho un altro scontro. Il problema è che non ho le rune contro Magic Resist qua. Quindi in descrizione non vi lascerò le rune. Non vi lascerò le rune di le Masteries di questo game perché non avrebbe senso visto che sono quelle sbagliate, semplicemente. Capito, guys? Detto questo, let's go. Quello che farò con Singed contro Nautilus probabilmente sarà solo. Comunque questo account è D3 83 punti. Quello che farò con Singed probabilmente sarà solo andare in lane, mettere pressure. E probabilmente addirittura. Poi c'hanno 3 AP, porca troia. Se avessi avuto Magic Crisis nelle rune. Invece non ce l'ho, vaffanculo. E poi probabilmente andrò per il Prox. Tanto quelli non mi possono, quella. Già in vita. We go open or. Ma già intano. Peggio del Proxy Singed. Ok, questi abbiamo sentito tutti. Lui ha fatto una mara di CS. Ma poi perché ha fatto questo start lui? Non so per quale motivo lui abbia fatto questo start, sinceramente. Continuo a non capire per quale motivo vuole attaccare qua. Ora è stato un attacco, my bad. Ok, va bene. La forza di Singed, guys, comunque sta nel non dare autoattacchi nel trade, ma semplicemente mettere il veleno in modo tale che l'avversario. Vede, se io non do autoattacchi, i miei minion attaccano lui. E i suoi minion non attaccano perché io non do autoattacchi, capito? Quindi a lungo andare è worth. Modo sta attento perché questo mi potrebbe killare adesso. Perso il cannone, però con i minion l'ho pushati. Perfetto, regaliamo. Compreremo. Probabilmente non comprerò un altro. Di solito si compra un altro Dark Seal, però questa volta andrò per. Credo la Corrupting Potion, invece che un altro Dark Seal. Sì. Corrupting Potion. Pink, andiamo dritti top. Poi al prossimo recall comprerò le Dark Seal. Io vorrei andare per primo item. Di solito si fa Glory come primo item su sto champion. Però, sai, contro il loro team andrò tipo di Spectre, perché hanno comunque Nautilus, Mo, Zac. Se voglio proxare però non so quanto sia acuto lo spectre. Il Gloria è molto forte. Se avessi avuto la runa Magic Crisis probabilmente qua, guys, il game sarebbe stato molto molto più facile. Ah, lui ha gestito la lane molto male adesso. Questo gli comporterà probabilmente a perdere qualche CS. Eh.
Alla morte l'ha portato. No, perdere qualche CS. Zac è mid. Ok, adesso possiamo proxare. Questa kill che ho fatto, possiamo andare al proxy sin ben matto. Visto che abbiamo un po' di pressure nella lane qua. Oh! Lui ha tippato, perfetto. Proxiamo questa wave e ricaliamo, perché non ha senso rimanere. Compreremo due Dark Seal, probabilmente comprerò un Dark Seal e le scarpe. Do un attacco ai minion mentre gli do nel veleno, così da killarli prima. Ward qua e ricaliamo. Tipperò su questa ward probabilmente per continuare il prox. Qua, qua, mandiamo tutti i Dark Seal, sti cazzi, let's go. Ok. Ok, perfetto, perfetto, perfetto. Eliminiamo il veleno qualche volta, certo te lo leviamo perché già sta in quella zona e non è utile usarlo per... almeno così conserviamo mana. E adesso andiamo a fare il proxy qua. Non vo... potrei fare il proxy per stilare le wave al mid, ma hanno Cassiopeia. Già se, se stilo le wave poi è tipo fottuto mid, quindi non gliele stilerò. Io qua potrei andare tipo a stilare le wave, però non lo farò. Lui mi sa che si può tankare i 3 kill. Yes, no, F. Va a trakillare, mate. La bot sta nintando, Zac bot. Adesso voglio andare top con lui. Torre, good job. Hai visto? Hai visto, guys? Veramente good da pressure che ho dato così. Poi questo è fatto lì da sbagliati. Se fosse fatto il Sander, probabilmente non sarebbe stata la stessa situazione adesso. Andiamo a proxare questa wave. Normal attack su questo minion. Normal attack su questo. Conviene dare più normal attack ai, ai melee che ai ranged, eh? Ok, prendiamo sta force block tower, man. E se torna Nautilus lo possiamo killare. Sta prendendo una mela di farm Nautilus. You can kill him. Ok. Doppia W là, però ho lasciato. Ok, pusha mid, perfetto, venuto da Cassiopeia. Abbiamo killato Nautilus. Good, good, se botta trasmetto l'unità. Sta cosa è bad, questa cosa che sto per fare adesso, ma la farò perché sono free spirit. Ok, perfetto. Dai che muore anche questo. Mamma mia, che calculation del damage. Possiamo regalare adesso, perfetto, guys. Siamo proprio sulla cresta dell'onda. Possiamo andare di Catalyst e vendendo un Dark Seal, forse anche di Mercury, che è quello che voglio fare. Vediamo. No, non ci andiamo di Mercury, mi sa. Quanto manca? 500. No, invece ce la facciamo. Invece ce la facciamo. Cazzo, let's go, man. Non ho la ulti e il ghost up. Se vado bot la ulti mi torna up, ma non il ghost. E voglio andare bot con il ghost up. Quindi adesso andiamo di Glory. Abbiamo le Mercury, quindi avremo un po' di magic resist. Ok, hai visto, loro cioè, principalmente ci stanno ignorando. Quindi quello che farò adesso probabilmente sarà morto nuovo, Hecarim. Prossimo flash. Quello che farò adesso probabilmente sarà proxare dentro il loro Nexus, perché così do pressure al mio team. Perché sennò... se no non combiniamo niente sta partita. Se le do la wave al mid laner, ma se mi dovrò portare a vincere la partita, guys, lo farò, cioè.
Adesso non posso andare perché loro probabilmente resetteranno e verranno top. Quindi devo prendere tempo. Ovviamente ci facciamo anche questi, why not? Hanno l'osia. Comunque questi sono XP. I just decided I'm sorry. I Grax sono stati fatti. Cammino a zigzag. Boom. Non posso fare la E. Azzurra. Lazio, ma che combini? Don't be a bomb. Lascia a me qua. Regaliamo. Quello attivato. Sto pensando. Bah, io devo andare a proxare dentro loro Nexus. Però devo trovare il timing esatto per andarlo a fare. Non è che posso prendere e fare così. Vado di Stoida e mo vado di Glory. Tanto il forte della Glory è il Catalyst. Il forte del Glory è il Catalyst. Adesso ho questo item, ancora molto di più, ho Armor. Che in realtà non mi serve tanto l'Armor. Però mi serve la passiva che corro di più, capito? Così è più movement speed. Se avessi preso forse il Magic Resist, sarei stato più tempo. Avrei tankato più i loro danni. Ma mi serve più correre perché se mi prendono praticamente hanno una marea di CC e muoio. Mi è caduta la ciabatta. I'm a girl, don't be toxic. Lazzo troll. Good, si è killato. What the fuck? È arrivato il momento di fare il proxy dentro al Nexus, guys. È arrivato il momento. Cassiano R. Holy shit, man. Questo è il rischio di andare a fare proxy dentro al Nexus, che muoio a caso. Però sono stati 3 da me per 20 secondi, quindi gli abbiamo fatto perdere un bel po' di tempo. Il problema è che poi Rez erano 3 da me e loro sono morti. Tipo, Rez è morto, Hagrim è morto. Non so neanche come faccia Hagrim a stare ancora a livello 8, sinceramente. Però. Ok, no problem. Tippiamo top, dobbiamo continuare a fare pressure. Quanto manca il drago? È un drago di merda. Peccato, se fosse stato l'Infernal, avrei fatto pressure infinita, probabilmente. Il fatto è che ogni volta qualcuno dei miei muore, quindi non ho bene il timing adatto, non ho mai il timing giusto per andare dentro al loro Nexus. Questo è il problema grosso. Ogni volta c'è qualcuno dei miei che muore. La Zuinta. Non so se è stato worth bloccare il colosso qua, sinceramente.
questo gioco non è la World Clock, sarà il Colossus là. Che adesso la più una mala di pizza qua. Adesso ganco mille. È morto anyway. Good shit, guys. Good shit, guys. Pushiamo top. Abbiamo preso l'autore mid. Adesso è un momento buono per entrare nel loro Nexus. Però prima dovrò rinascere Zac e Cassio. In realtà dovrei ultare adesso per rigenerare un po' di vita. Forse ho pushato questa wave. Sì, ho pushato un po'. E ok, ne abbiamo preso autori bot. E sono venuti top a Cesare. Guarda, per noi sta cosa va benissimo. Noi va benissimo. Dopo lo 0-0-8, ragazzi, mi farò la Spirit Visage. E tipo non morirò mai contro quel team. Ma proprio mai. E comunque la pressure la stiamo iniziando a portare. Stiamo iniziando a portare questa cazzo di pressure. Nadros quanti CSA? Minchia, ragazzi, stiamo sopra Nadros di... è un casino. È good sta cosa. Good as fuck. Abbiamo perso tutte le stack del Dark Seal, purtroppo, però... è ok, non c'è problema. Perché mi dice 12 AP qua? Boh, si è buggato. Andiamo un po' a vedere qua. Lo 0-0-8 quanto MR mi dà? 55. Più la Spirit... minchia, raga, diventiamo enormi. Tanto comunque Ryze si è affidato un casino, eh. Si è affidato così tanto, sapete per quale motivo? Perché Kasumi è venuto una marea di volte, tipo pure a livello 7, vi ricordate quando è venuto a top? E non ha preso kill. Ryze si è continuato a affidare mid free farmando. Cioè se lui Ryze free farma contro Cassio, che in realtà non dovrebbe free farmare, arriva un momento nel quale lui top scala. And guess what guys? Proxy singed there. Potrei rommare mid adesso in questa situazione. Probabilmente è quello che farò. Non lo farò più perché. Fucking hell. Yasuo incoming. Quindi ragazzi, il video di domani, già sapete che video sarà. Sarà una olia su Two Master, solo per voi. Are you ready? Figlio di pu. Non è bot, Jin. Adesso io devo andare bot. Devo andare bot e mettere pressure bot. Mettere lo 0-0-8 tipo qua e far pushare sta wave. Insieme io che pusho dentro al Nexus. That's the way. E adesso andremo a buildarci anche la Spirit. Appena ci buildiamo la Spirit, tipo siamo tankosissimi. Quindi quello che farò sarà tipo sciuguare, tankare, sciuguare. Oh, bella la ulti. Ultiamo perché secondo me stanno qua. Invece no, fa un culo. Ok, 0-0-8 è qua, pushiamo sta wave qua.
Ho ultato a caso, però la ulti tanto ce l'ho tra 80 secondi, me coglioni, è un casino. Vai, let's go. A posto solo la coscienza. Il resto l'ho lasciato a chi non pensa, pensa. Baron, Baron, andate al bar, dai. Tranquilli. Oh, mi ha rotto il cazzo, dai. Ok. Io lo devo lasciare, purtroppo. Stanno un po' di persone bot side. Can't do anything. Non ho né ghost. Avevo ora adesso il ghost, però non ho la ult, quindi devo purtroppo give upare. Perché ho voltato pensando che Zreal non regalasse là. Ah, Zreal, no, please. Come on, man. Come on, man. Come on, man. Ok, ricadiamo un'altra volta. Io devo entrare dentro quel cazzo di Nexus e pushare tutto. Che hanno mid loro Cassio, eh? Cassio senza blu. Feels bad, man. Cassio senza blu è bad as fuck, guys. A me il blu in realtà mi serve anche un po' di cooldown, cazzo. E volevi, eh? Guarda che faccio, mate. See ya, man. Dammi sto blu, va. Dammi sto blu, va. Holy shit, guys, siamo enormi. Tra poco abbiamo quello 0-0 rot. Please go bar. Just please. Just go for it. Va bene, vai Zira, vai. Tanto lo 008 qua attaccherà il loro Nexus, la torre. L'ho messo un po' troppo tranquillo. E Zira ha ancora intenzione di rimanere qua. Boh, sta sbagliando Zira, gli servirebbe un range da loro per clearare là. Invece è rimasto a fightare qua come bot. A me va bene questa cosa, cioè a me va bene. L'Antilus è indietro anni luce, invece Zira è l'unico fidato di loro e l'hanno messo contro di me, nel senso non è good per loro. C'è l'unico tuo fidato che ti può vincere un fight in questo momento, lo metti contro Singed, ecco, morto. Doppi, man. Your decision making is so good, by the way. The fuck. Vedete, col fatto che ho flexato prima la wave mid, prima, guardate dove è arrivata la mia, laggiù. Ok, Nandros è up adesso, io però sia ulti che ghost, sono safe, man. Sono safe, sono safe. Vi dico anche un'altra cosa. Iniziamo a proxare come Cristo comanda adesso. Zia. Ciao ragazzi. Ok, go Baron. I go bot. I end if they. Cambar. Vendiamo un Dark Seal e andiamo di Spirit, let's go. Ok, se loro vanno al Baron, io finisco la partita. Se loro non vanno al Baron, noi prendiamo il Baron. E quindi, qualsiasi delle due cose è worth per noi. Ho 120 CS in più al loro top laner, 110 CS in più al loro top laner. Hello? Holy shit, guys, questo Singed voglio 1780 like. Adesso proprio instant. Che poi tra l'altro siamo quasi ai 30.000 iscritti. Volete uno speciale per 30.000? Non so se farlo, perché in realtà non è che c'è una soglia. Cioè sono importanti, ma comunque non è la soglia principale. If you know what I mean. Nel senso 50.000, poi è lo step quello dopo 10.000. Qua è pushata. Vabbè, basta che gli danno un hit e li killano. 1, 2, 3, 4, 5. Questo qua. Giù, 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 giù.
Guardate. Root qua. Ah! Fin del game, prima che muoio! Oh! Triple 7 in chat. Ti sei qualificato per una serie. Good luck nella prossima serie. Guys, SPU Cossing, io spero che il video vi sia piaciuto. Ragazzi, se vi è piaciuto, vi invito a lasciare un bel like. Si va a commentare, si va a condividere. Un faccio a tutti, ragazzi. Dal posto, cane lupo. Ciao, ragazzi. Ci vediamo al prossimo video. Piango perché mi spiace lasciarvi qua. Non è vero, ma frega un cazzo. Ciao, ragazzi.